18enne investita da un'auto ammazzolata a frazione di Portogruaro, la ragazza è ricoverata in gravi condizioni a Mestre. Veicolo immatricolato all'estero, ma il proprietario risiede in Italia da più di 2 mesi. Per effetto della nuova legge Salvini, a Pordenone è stata stangata la prima persona. Colpo al negozio di abbigliamento Napapiri di Pordenone. La polizia arresta anche il quarto componente della banda. Il furto era avvenuto lo scorso ottobre. Insulti e spintoni ai carabinieri da ubriaca. Per lei 4 mesi e 2 giorni di reclusione. A tanto ammonta la pena che dovrà scontare la donna che a Paluzza ha creato lo scompiglio alla pizzeria Italia. Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Buon inizio settimana, i titoli, quelli principali li avete appena ascoltati. Andremo quindi nel corso del telegiornale ad analizzare le notizie. Sicuramente parleremo dell'incidente stradale che si è verificato nel Portogruarese, in gravi condizioni una ragazza, incidente stradale anche a Moggio Udinese. Parleremo di controlli della polizia stradale, un ubriaco che abbatte la segnaletica stradale, delle proteste per i cosiddetti parcheggi selvaggi. Arriva la prima stangata a Pordenone per chi ha violato, è stato pizzicato dalla polizia locale a violare le nuove normative per quanto riguarda la circolazione stradale dei mezzi. Parleremo di polizia locale, del colpo grosso che era stato fatto al negozio Napapiri di Pordenone. Dopo i 3 banditi è stato preso anche il 4º complice. Ma parleremo poi insomma di richiedenti asilo, parleremo ancora di droga, parleremo di politica, di tutte le situazioni appunto che si stanno verificando a Nord-Est. Andiamo con ordine. La domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente: torna il rigore a scuola, dare del lei i professori, alzarsi in classe e denunciare i genitori aggressivi. Siete d'accordo? Sì, l'84% di voi, non il restante 16%. E abbiamo un po' impressi nei nostri occhi insomma queste immagini che ci arrivano dal largo della Libia. Diverse le persone che hanno perso la vita, persone che ovviamente insomma cercavano di arrivare nelle nostre coste in Italia, hanno trovato la morte nel Mediterraneo. E Gino Strada è intervenuto su questa polemica, su questa diatriba, ed è andato giù pesante nei confronti del nostro governo. Allora, leggiamo le dichiarazioni. Migranti, il fondatore di Emergency, governo di fascisti e balordi. Io ho utilizzato balordi per non essere appunto, diciamo così, offensivo. Lui ha utilizzato una parolaccia che non ripeto perché non è giusto, siamo tra altre cose in una fascia protetta, ma ha utilizzato una parola che comincia per C e finisce per I, a voi appunto la deduzione. Gino Strada torna ad attaccare il governo. Il fondatore di Emergency commenta l'emergenza immigrazione delle ultime ore con un naufragio nel Mediterraneo e il salvataggio da parte della Libia di 100 migranti su un barcone in avaria. Gli esseri umani non sono sacchi di patate che vengono dirottati. Tu ne prendi 10, io ne prendo 5, ha detto il medico. Ma dico, siamo impazziti, questo è un mondo di barbari, afferma. Qui stiamo tornando con le stesse logiche di tempi che speravamo non dovessero più ripetersi. Questa idea di un'Europa che si chiude con muri è un'idea che ha un nome molto chiaro. L'idea della fortezza Europa è un'idea hitleriana. A questo punto arriva l'affondo. Quando alla fine si è governati da una banda dove metà sono fascisti e l'altra metà sono balordi, lui usa appunto un'altra parola, non c'è una grande prospettiva per il paese. Ma Strada ha un bersaglio preferito, Matteo Salvini. L'attacco al ministro degli interni è durissimo. Mi stupisce la completa disumanità di questo signore, un atteggiamento che non soltanto è solidale o indifferente, ma è gretto e anche ignorante. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con Gino Strada, il fondatore di Emergency, governo di fascisti e balordi sulla tematica dei migranti? SMS, WhatsApp, la nostra email, streaming, la diretta che potete vedere in qualunque giorno, in qualsiasi momento, su telepordenone.tv, Facebook ed Instagram, i nostri canali social, dove potete commentare le notizie, reperirle, commentare la domanda, condividerle e anche darci dei suggerimenti. Apriamo il telegiornale. 18enne investita da un'auto ammazzolata, siamo nel Portogruarese, la ragazza è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Mestre.
Grave incidente questa mattina attorno alle 7:30 lungo la Triestina in località Mazzolada, frazione di Porto Gruaro. Una ragazza di 18 anni è stata investita da un'auto in transito, una Mercedes, con al volante una 35enne di Fossalta di Porto Gruaro. Sul posto si è precipitato il SUEM 118 con due ambulanze e l'elisoccorso. La ragazza è stata trasferita all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove versa in gravi condizioni a seguito di numerose fratture ed un trauma cranico. La 18enne è stata subito sottoposta ad alcuni interventi. Decisive saranno le prossime ore per valutare il quadro clinico. Secondo una prima ricostruzione, pare che la 18enne si stesse recando alla fermata dell'autobus per raggiungere poi la scuola, un istituto del centro storico di Porto Gruaro, il D'Alessi. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Porto Gruaro, a cui spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Incidente stradale questa mattina a Moggio Udinese, allora vediamo com'è andata a finire. Scontro frontale nella mattinata odierna sulla statale 13 Pontebana fra stazione della Carnia e Moggio Udinese. Due le vetture coinvolte nel sinistro. Ferito in maniera grave il conducente dell'utilitaria che è stato estratto dalle lamiere della sua auto dai vigili del fuoco giunti da Gemona. L'uomo è stato poi elitrasportato a Udine. Sono lievi invece le ferite per l'altro automobilista coinvolto, soccorso da un'equipe medica giunta da Moggio a bordo di un'ambulanza. L'incidente si è verificato poco dopo le 7. Disagi alla circolazione. Sul posto hanno operato anche i carabinieri per i rilievi di legge e il personale di FVG Strade per la pulizia e messa in sicurezza della sede stradale. In corso gli accertamenti per chiarire le esatte dinamiche del sinistro. Nei giorni compresi dal 18 al 19 di gennaio, la sezione di polizia stradale di Pordenone del distaccamento di Spilimbergo ha potenziato i servizi di controllo della legalità in vari settori della circolazione stradale, particolarmente sensibili ai fini della sicurezza stradale disciplinati dal codice della strada attraverso operazioni alto impatto. In particolare sono stati effettuati controlli in materia di obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, elevando 78 sanzioni amministrative al codice della strada, di cui 3 ai sensi dell'articolo 193 con sequestro dell'autoveicolo. Nella circostanza sono state controllate 318 persone e 211 veicoli, di cui 199 nazionali, 9 comunitari e 3 extracomunitari, facendo registrare la decurtazione complessiva di 115 punti delle patenti dei conducenti sanzionati e prestati 16 soccorsi ad utenti della strada in difficoltà. Durante l'attività sono stati rilevati 4 incidenti stradali, di cui 2 con feriti. Abbatte la segnaletica stradale, l'etilometro non lascia alcun dubbio. Nei guai finisce un cittadino udinese. I carabinieri della compagnia di Udine, nel corso di un pianificato servizio preventivo di controllo stradale, hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica a un 23enne residente a Udine, il quale, mentre percorreva Piazzale D'Annunzio alla guida di un'autovettura, sbandava autonomamente e collideva con la segnaletica stradale. L'auto è stata posta sotto sequestro con fermo amministrativo e all'uomo sono stati ritirati i documenti di guida e di circolazione del mezzo. Ricevo e leggo, egregio direttore, abito, lui dice appunto anche la via a Pordenone, via Quarto Genova Cavalleria, a circa 300-400 metri dall'ospedale civile, sempre di Pordenone. Vengo a lei sperando che pubblichi quanto le sto riferendo. Ovviamente, insomma, queste sono le immagini, le foto. So che a causa dei lavori del nuovo ospedale, noi abitanti della zona abbiamo dei disguidi per soste, traffico, eccetera, eccetera. E tutto questo è comprensibile. Quello che non è comprensibile è l'inciviltà di certe persone, come vedete appunto, certe immagini, che parcheggiano davanti alla propria uscita pedonale o carraia. Oggi sono stato recluso in casa, non avevo la possibilità di uscire anche perché il cancello carrabile si è bloccato e non era apribile. Il corriere, che mi doveva consegnare un pacco, ho dovuto desistere in quanto non vi è stato modo di scaricarmelo. Vedasi come è parcheggiata, tra altre cose, l'auto in foto.
Non chiamo gli agenti della polizia locale in quanto so che hanno cose più importanti da fare di questo. Mi auguro però che facciano dei passaggi in zona in modo che gli automobilisti, vedendo la loro presenza, stiano più accorti. La ringrazio, ovviamente mette il nome e cognome che insomma io cerco anche di tutelare. Io dico, come si fa a parcheggiare proprio la macchina davanti al cancello? Uno rimane appunto, o scavalca la recinzione, ma se uno magari è anche un po' o sovrappeso o invalido o altro, rimane recluso tutto il giorno finché insomma questo benedetto signore o signora che ha parcheggiato la propria vettura, infischiandosene di tutto e di tutti, insomma, non si degna di spostare il veicolo. Insomma, passeggiando per Pordenone, ma soprattutto la zona dell'ospedale, se ne vedono quotidianamente, insomma, di queste situazioni. Vediamo, insomma, quindi se la polizia locale interverrà ovviamente a sanare determinate situazioni. Stefano Rossi ha promesso il pugno di ferro, speriamo, insomma, che questo 2019 lo porti ancora di più. Veicolo immatricolato all'estero, ma il proprietario risiede in Italia da più di 2 mesi, per effetto della nuova legge Salvini, a Pordenone è stata stangata la prima persona. Questa mattina una pattuglia del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone Cordenons, nell'ambito dei mirati servizi finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale in ambito cittadino, ha controllato in Viale Martelli un autoveicolo con targa croata, condotto da un uomo ultra sessantenne residente da più di 60 giorni in Italia. Effettuate le verifiche del caso, agli agenti non è rimasto altro che applicare il nuovo articolo 93 del Codice della Strada, così come modificato dal decreto Salvini, che prevede che chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni non può circolare con veicoli immatricolati all'estero. Oltre al sequestro dell'auto e al ritiro della carta di circolazione, pesanti dal punto di vista economico le sanzioni. La stretta prevista per combattere il fenomeno della esterovestizione, questo è il termine tecnico, delle automobili che circolano sulle nostre strade con targhe straniere, prevede infatti che in caso di violazione della norma si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va dai 712 ai 2848 euro. Nella mattinata di oggi, sempre nell'ambito dei controlli, è stata sequestrata anche un'altra auto, poiché priva di assicurazione, e sono state contestate altre 2 sanzioni per omessa revisione. Negli ultimi giorni sono stati sequestrati altri 5 veicoli senza assicurazione e sanzionati 18 veicoli senza revisione, oltre che 3 auto per sosta in stalli riservati ai diversamente abili. E ieri si è celebrata la 10ª giornata della Polizia Locale Regionale, il tutto a Lignano Sabbiadoro. L'intervista allora in particolare all'assessore competente Pizzimenti. Questa è un'occasione importante non solo perché si celebra il patrono delle polizie locali d'Italia e del Friuli Venezia Giulia, ma anche perché è un'occasione di riflessione per capire quali sono state le attività effettivamente svolte nel 2018, ma anche per guardare al futuro. Riguardo i numeri del passato, i numeri sono abbastanza eloquenti, lo dimostrano i tanti attestati, i tanti encomi che abbiamo consegnato oggi, ma basta andare a leggersi un quotidiano qualunque in un qualsiasi giorno dell'anno per capire quanto effettivamente la polizia locale è fondamentale per il presidio del territorio e per la sicurezza delle nostre comunità, per far convivere le nostre comunità in modo sereno e pacifico e per essere punto di riferimento per la cittadinanza. Per quanto riguarda il futuro, ovviamente c'è tanto ancora lavoro da fare, prima di tutto con una nuova norma, quindi penso a una riscrizione, a una riscrittura completa della legge sulla sicurezza sulle polizie locali, ma anche che si concentri anche ovviamente sull'assetto organizzativo per garantire che su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia ci sia questo presidio costante e continuo garantito da uomini e da mezzi. Era l'assessore Roberti Non Pizzimenti che interverrà poi nel prossimo servizio. Benemerenze riconosciute anche ad alcuni agenti della Polizia Locale di Pordenone. Sono stati premiati nella fattispecie l'ispettore capo Andrea Fagotto, l'ispettore capo Doadi Foletto, l'ispettore capo Gino Portolan, l'ispettore capo Emanuela Sabadini, l'ispettore capo Luca Serrao, l'ispettore Bruna Del Piero, l'agente scelto Rudy Bagattin, l'agente scelto Paolo Forte. Ancora l'agente scelto Cristiano
Cristiano Tomasino e l'agente scelto Fabio Stefanuto. Quindi insomma complimenti ai ragazzi del comandante Stefano Rossi che si sono distinti per svariate operazioni. Colpo al negozio di abbigliamento Una Papiri di Pordenone, la polizia arresta anche il quarto componente della banda. Il furto era avvenuto lo scorso ottobre. Il servizio. Il quarto componente della banda, accusata del furto al negozio di abbigliamento Una Papiri di Pordenone, è stato arrestato nelle scorse ore in Emilia-Romagna. Si tratta del trentenne rumeno Tibor Edward Simon, che risultava essere gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio commessi in Italia. Il colpo era avvenuto a Pordenone tra lunedì 1 e martedì 2 ottobre del 2018 nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Quella stessa mattinata il personale della questura con un'attività lampo a seguito di un alert a loggiati proveniente da un ostello di San Vito al Tagliamento aveva rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il furto aggravato tre cittadini rumeni, recuperando l'intera refurtiva ammontante a circa 60.000 euro che veniva restituita agli imprenditori. All'atto del controllo nell'ostello, il quarto componente del gruppo riuscì a guadagnare la fuga lanciandosi dalla finestra al primo piano da 4 metri di altezza, riuscendo così a sottrarsi alla cattura. A carico del soggetto risultava anche un'espulsione per motivi di ordine e sicurezza pubblica emesso nell'anno 2016 a firma del prefetto della provincia di Piacenza. I risultati investigativi della polizia hanno permesso di richiedere ed ottenere dal GIP un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con internazionalizzazione della cattura mediante il mandato di arresto europeo, non escludendo che il componente della banda potesse essere fuggito all'estero. Ieri pomeriggio il personale della squadra mobile pordenonese è stato contattato dai carabinieri di Granarolo dell'Emilia in provincia di Bologna, i quali avevano appena bloccato in quella località il trentenne che si era appena reso responsabile del furto in un negozio di profumi dal quale aveva sottratto 8 confezioni di prodotti per un valore complessivo di 800 euro. L'uomo è stato quindi arrestato e al termine delle incombenze di rito è stato associato al carcere emiliano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Malmenato da teppisti solo perché l'invita ad uscire dalla proprietà privata condominiale. Sono stati chiamati i carabinieri di Spilimbergo, denunciati 4 giovani, tra cui un minorenne. 4 giovani, tra cui un minore, sono stati denunciati questa mattina dai carabinieri di Spilimbergo con l'accusa di lesioni personali volontarie gravi messe in atto ai danni di un 56enne venezuelano residente sempre a Spilimbergo. L'episodio risale allo scorso 26 novembre, quando l'uomo venne malmenato dai giovani solamente perché li aveva invitati ad uscire dalla proprietà privata condominiale. I denunciati sono un marocchino di 18 anni residente a Fanna, un connazionale di 21 anni residente a Maniago, quindi un ventenne sempre residente a Maniago, mentre il minore è un 17enne. I militari dell'arma furono chiamati per una lite scoppiata in piazza Borgo Lucido attorno alle 19. I 4 giovani, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si erano introdotti all'interno della proprietà privata di un condominio ed in particolar modo nel cortile, aggredendo poi il 56enne. L'uomo era appena rientrato a casa dopo il lavoro e all'imboccare del passo Carraio si era fermato per la presenza dei 4 sconosciuti. Ne era nato un diverbio in conseguenza dell'invito del 56enne ad uscire dalla proprietà privata. L'uomo, finito al pronto soccorso di Spilimbergo, ha rimediato la frattura di zigomo, mascella e ad alcune costole, per lui una prognosi di 30 giorni. Grazie alle videocamere di sorveglianza i giovani sono stati identificati e denunciati. Nelle scorse ore i carabinieri hanno chiuso il cerchio. Do il ben ritrovato a Marco Colbertaldo, il nostro pacificatore. Grazie molte. Ben ritrovato ovviamente, dottore. Ma si può finire all'ospedale per, diciamo così, difendere la propria proprietà, la propria casa, invitando educatamente persone a dire: guardate, non state qua, andatevene via, perché insomma, giustamente, ho il diritto di stare tranquillo a casa mia. Ho diritto? In teoria. In pratica? No, fanno quello che vogliono. Intanto, poi, in prigione vanno? Dubito. Un giorno, forse. E poi fuori. L'educazione ormai non c'è più. Non c'è rispetto. Ormai c'è niente. Abbiamo visto anche le macchine parcheggiate di fronte ai cancelli. C'è frenesia.
educazione, niente, tutti fanno quello che vogliono. Ormai guardi, è il caos completo, in tutti i settori, in tutto il mondo, in noi stessi. È brutto, veramente. Ma è pericoloso anche, molto pericoloso. Ecco, ma in questi casi come si risolvono? Lei che adesso, insomma, da negoziatore criminale è passato a pacificatore. Senz'altro. Cose nel dietro le quinte mi ha detto che già 8 anni fa aveva investito su questa figura del pacificatore. Protetto a marchio d'impresa, il nome stesso, ecco. Pacificatore e protetto. Ecco, come si risolvono determinate situazioni? Cioè, io devo avere paura nell'affrontare 4 persone... perché sono dentro la mia... Allora, cioè, come le a parere mio, certo, come affrontarle, come con non con essere duri, aggressivi, bisogna stare molto cauti a parlare, non via, non così, altrimenti c'hai una reazione identica, ovvero dura. Un tono basso, fermo, educato, spesso va bene anche e funziona. È importante provarlo proprio. Senta, una questione oggi abbiamo anche dedicato a domanda a Gino Strada. In questa questione è ripreso il boom dell'immigrazione. Abbiamo visto che, insomma, ci sono tante persone che sono morte, che tante purtroppo che sono si morti. Imbarcando. Il problema è chi è che spinge fuori. Il problema è sempre là, alla base. Non qua è colpa di X Salvini, è colpa di X, no, non c'entra niente lui fa bene, hola, perché è sempre dove il caos, in Libia. Però oggi leggevo il Corriere della Sera che diceva... Chi è consente questo? No. I controlli, dove sono? La corruzione è piena fino a qua. Però oggi leggevo il Corriere della Sera, l'intervista fatta al commissario dell'Unione Europea che dice sbagliato non solo l'Italia ma tutte le nazioni che fanno parte della comunità dell'Unione Europea, sbagliato che chiude i porti. Allora, il signor commissario, che io sinceramente non conosco neanche di persona, poi chissà, magari in futuro sì, potrebbe magari evitare... affermazioni simili, informarsi forse è un tantino meglio, perché esisteva un rapporto e servizi segreti austriaci che affermava che sotto tutti questi sbarchi e spinte tutte a nord ci sarebbero alcuni stati. Quindi, essendo lui un commissario europeo, mi stupisco e basta. Cioè, basta accusare i porti sono chiusi, è colpa di X, è colpa mia, no? Il problema è sempre è questo: a chi giova? A chi giova? Ecco, Di Maio poi oggi è tornato a parlare di colonialismo, no? Basta le politiche della Francia nei confronti appunto del Nord Africa, stanno ancora creando dei... Effettivamente, cioè, effettivamente, io che sono in contatto molto stretto con ambienti musulmani in generale, ecco, so che i francesi non sono i santi in Africa, i militari francesi, i francesi sono bellissime persone, però so che così almeno hanno fatto dei bei stermini, e quindi... Quindi queste sono le conseguenze per tutto quello che c'è stato negli anni scorsi? Non tutto. Un pochino, però forse diciamo incide e fa pensare, quindi.
il mea culpa è... Per concludere, Marco Colbertaldo come risolverebbe la questione della migrazione? Soprattutto dal momento che i confini adesso sono... I confini sono ormai... Blindati. No, no, sì. Quella del mare, perché adesso il vero pericolo arriva dal mare, torna ad essere quello del mare. A parere mio, a me spiace moltissimo chiunque muoia, sia X cristiano, sia X o non so cosa. La morte è bruttissima, è tremenda. Bloccare tutto dove si imbarcano. Il problema sta là, ma c'è una corruzione fuori da ogni limite. Quindi non si risolverà mai questo problema, se la corruzione... Ho paura di no. Lei mi insegna che ho è paura di è no. Come un cancro. La corruzione veramente, guardi, è fortissima. Là. In metastasi aggiungo io. Senz'altro. È vero, ho troppo messo. Ci vediamo la settimana prossima, grazie piacere, al nostro messo. Pacificatore Marco Colbertaldo. Pace e bene, no? Pace sempre, pace, a tutti pace. Voi, molta pace. Grazie davvero grazie. A Marco Colbertaldo. Droga sul litorale, blitz da parte dei carabinieri a Jesolo nel fine settimana. Quello che sabato sera doveva essere un normale controllo si è concluso con due persone denunciate all'autorità giudiziaria il sequestro di un etto di hashish. È il bilancio dell'attività svolta dai carabinieri nei loro consueti controlli durante un servizio del fine settimana perlustrativo. Nei pressi del Lido i militari dell'arma hanno deciso di fermare due soggetti extracomunitari che si trovavano a passeggiare per controllare la regolarità dei loro documenti e dei permessi di soggiorno. Uno di questi, in quegli attimi, si era dato repentinamente alla fuga fino a far perdere le proprie tracce, lanciando nel correre un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 100 grammi circa. Al controllo dei documenti in banca dati delle forze di polizia, entrambi i soggetti sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale e pertanto denunciati per violazione della normativa sugli stranieri, mentre colui che si era dileguato, un tunisino di 48 anni, è risultato essere inottemperante anche ad un decreto di espulsione sul territorio nazionale, oltre ad essere stato successivamente denunciato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Conosciuta l'identità del soggetto, i carabinieri sono alla ricerca di quest'ultimo anche per dare un'effettiva attuazione all'espulsione dal territorio nazionale. I controlli, che già dal termine della stagione estiva hanno preso piede in tutta la zona jesolana, si concentrano soprattutto all'interno di quelle strutture abbandonate al Lido che spesso vengono segnalate come ritrovo di fortuna per extracomunitari o senza tetto. Rimaniamo in argomento, però ci trasferiamo in Veneto dove vedo già l'ospite di Alessio Conforti. Perché il tema è quello della sicurezza sulle spiagge. Luca Marchesan, a Jesolo abbiamo visto il blitz dei carabinieri, ma ovviamente anche Bibione, così come le altre spiagge dell'Alto Adriatico. Come intervenire per quanto concerne i mesi estivi nelle nostre spiagge? Senza dubbio dobbiamo innanzitutto dire grazie alle forze dell'ordine che quotidianamente difendono e soprattutto ci danno la sicurezza che nel nostro territorio, parlo per Bibione ma vale anche per Jesolo, il Caorle e le altre spiagge e il territorio chiaramente che dell'entroterra, sono continuamente ora dopo ora controllate. Questo fa piacere perché dà sicurezza in un momento in cui il cittadino la richiede innanzitutto e credo che appunto noi abbiamo una forza di polizia locale unita alle altre forze carabinieri e la Guardia di Finanza che comunque ci danno un grande sostegno ai cittadini. Questo rassicura chi amministra perché questi sono i dati che abbiamo, sono importanti perché fino adesso grandi eventi che preoccupano non ce ne sono stati. Fortunatamente. Si dovrebbe andare verso un'implementazione, secondo lei, degli organici delle polizie locali, per esempio? Senza dubbio, chiaramente sono tutte legate anche a un bilancio dei vari comuni, parlo per i comuni, ma sicuramente una richiesta forte al Ministero dell'Interno
è necessaria, perché oggi passavo e c'erano anche già alle 19 c'erano la polizia e i carabinieri che giravano, monitoravano tutto il territorio. Ho detto, tra me e me è positivo questo, perché sapere che ci sono delle forze che vigilano sul nostro quotidiano è importante, e io credo che attraverso l'aumento delle forze diventi importante ancora più la sicurezza per i cittadini. Tra l'altro, parlando proprio di San Michele al Tagliamento Bivione, poi vedremo anche il servizio nella parte veneta, sono i giorni insomma del saluto del dottor Andrea Gallo che va a Treviso, e di fatto poi per quanto concerne San Michele si apre anche ovviamente la scelta, la futura scelta di un nuovo comandante. Staremo insomma a vedere Marchesan. È chiaro che anche il sindaco ci ha detto entro l'estate, perché ormai proprio perché si va verso l'estate, va un mio ringraziamento personale al dottor Andrea Gallo per quello che ha fatto e ha costruito a livello territoriale, perché per lui parlano i risultati e quello che ha saputo investire in risorse umane e anche in mezzi atti alla prevenzione e anche alla risoluzione delle problematiche della sicurezza. Ma anche in generale. Per quanto riguarda il sostituto, speriamo che sappia cogliere e trovarlo in tempi brevi, anche prima della stagione, che sappia cogliere quello che ha lasciato il comandante Gallo e soprattutto che abbia a disposizione sempre più numeri, come si parlava prima. Grazie Luca Marchesan per essere stato con noi, in linea a Pordenone. A Roveredo in Piano la coalizione presenta il candidato sindaco venerdì 25 gennaio alle 18.30 in Piazza Roma, la coalizione che si proporrà alle prossime elezioni comunali in alternativa all'attuale amministrazione di sinistra si presenterà e annuncerà il proprio candidato sindaco. Il gruppo di Fratelli d'Italia e la Lega, assieme alle liste civiche, Lista Roveredo, Progetto FVG e Roveredo Sei Tu, ai quali si è aggiunto l'appoggio concreto del partito locale di Forza Italia, ha garantito la presenza il senatore Franco Dalmas e la consigliera regionale Mara Piccin, hanno deciso di iniziare la loro campagna elettorale proprio da Piazza Roma. In questi mesi che hanno preceduto il 25 gennaio prossimo, i partiti politici e le liste civiche hanno lavorato assieme portando ognuno il proprio background. Questo si legge in una nota diramata proprio questa mattina. Esperienza e diversità, due elementi fondamentali per una coalizione aperta e dinamica, ma in grado di sostenere un unico candidato. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all'evento con l'impegno di creare fin da subito questo rapporto di dialogo e confronto che vuole essere il biglietto da visita di questa coalizione. Perché l'obiettivo di tutti noi politici e civici è quello di far crescere la nostra amata Roveredo in Piano. Questo appunto è il comunicato diffuso proprio questa mattina. Quindi centrodestra che va unito alle prossime elezioni amministrative. Andrea Delle Vedove, sindaco di Cordenons, ben ritrovato. Grazie sindaco. Grazie per essere con noi. E abbiamo visto dove il centrodestra va unito. Il caso unico è stato forse Sacile l'anno scorso, che è stato, diciamo così, che è rimasto fregato, ma il centrodestra vince. Sì. Ma soprattutto trainata da una Lega che è ormai al quasi il 40%. Sì, diciamo con questo fine settimana iniziano le presentazioni dei candidati, difatti ci saranno serate organizzate a Porcia, a Roveredo, proprio venerdì, in contemporanea ad Arba verrà presentato il candidato sindaco, quindi gran lavoro anche per noi, diciamo, in carica come sindaci, a dare una mano, a supportare i nostri candidati sul territorio. Generalmente diciamo che questa tornata elettorale, a meno di grandi stravolgimenti, dove vede coalizioni centrodestra coalizzate, dovrebbero, dico sulla carta, perché l'ultima parola spetta agli elettori, avere il sopravvento. Il vento in poppa della Lega aiuta, candidati della Lega ci saranno chiaramente in maniera massiccia, vedremo poi come andranno. Senta sindaco, il 25 qua c'è la presentazione del candidato sindaco, per il momento non si fanno nomi, ma già circola un nome che però per correttezza non possiamo dare, ma una persona sicuramente conosciuta a Roveredo in Piano, mentre insomma domenica arriva padre Zanotel in quel di Cordenons. Io vedo questa locandina, quale umanità in un mondo in movimento?
Abbiamo dovuto rimpicciolire l'immagine perché non ci stava dentro, però è organizzata appunto dai frati Comboniani, di cui insomma anche Zanottelli fa parte. E quello che non è passato ovviamente inosservato è il fatto che sia stata, almeno così la locandina dice, patrocinata dall'amministrazione comunale dal Comune di Cortinanosa. Apriti cielo! Insomma, Zanottelli è noto anche per andare sempre contro a Salvini. Abbiamo visto anche gli ultimi episodi, il naufragio nei pressi delle coste appunto della Libia. Lo stesso appunto Zanottelli ha detto: Salvini ce li avrà nella coscienza. Cortinanosa è amministrata soprattutto dalla Lega, ma è possibile dare il patrocinio a questa iniziativa? Ma innanzitutto il patrocinio non è ancora stato dato, è stata presentata una domanda in comune, protocollata, quindi questa fuga un po' in avanti, un po' veramente fa pensare. Dispiace che ci siano sempre strumentalizzazioni su ogni cosa. Un conto è una domanda presentata con una tematica anche interessante, perché dove va a finire l'umanità in questo momento di migrazione, ma è un tema che potrebbe anche essere affrontato con certo interesse. È chiaro che dispiace la strumentalizzazione che è stata fatta, addirittura siamo stati accusati di incoerenza per aver neanche noi postato il simbolo del comune sulla locandina, quindi gradirei che qualche oppositore, prima di pronunciarsi, magari si documentasse o verificasse le cose. È chiaro che quello che è stato paventato nei social, cioè una gran rivendicazione di protesta contro il governo, dispiace che venga affrontata in una serata dove il tema dovrebbe essere tutt'altro che la politica. Quando abbiamo un missionario, tra l'altro comboniano, che viene ad illustrarci la realtà dell'Africa, noi intendiamo che quello sia il tema della serata e che sicuramente non venga presa in considerazione neanche lontanamente l'ipotesi di mettersi a fare politica proprio in tale serata. Purtroppo abbiamo capito che la provocazione della serata terminerà poi su questa falsariga. Io personalmente chiamerò i referenti per capire veramente a fondo qual è la volontà, perché se la volontà è quella di fare una campagna politica anticipata su temi e con caldi come quelli dell'immigrazione, tra l'altro. Temi caldi come l'immigrazione, ma soprattutto con attori che non dovrebbero portare avanti certe tematiche. Ecco, io mi auguro che la serata sia di tutt'altro genere. Ecco, Sindaco, a proposito di serate, ci sarà anche una serata dedicata al bilancio di metà mandato. Avete già deciso innanzitutto la data? Qual è? Sì, allora il 1 febbraio, quindi venerdì 20:30 all'Aldo Moro, faremo una serata dove presenteremo l'operato amministrativo di metà mandato. Faremo in sintesi, sì, un riassunto diciamo su quello che è stato fatto, sulla situazione trovata all'insediamento, la situazione ad oggi, le prospettive future, i cronoprogrammi. Porteremo anche delle slide con dei dati a disposizione dei cittadini per palpare con mano la realtà attraverso appunto i dati, foto e quindi anche la progettazione e la presentazione del triennale che stiamo ultimando e approveremo quindi verso metà febbraio, triennale delle opere e previsionale del 2019. Questo è per far sì che anche i cittadini siano a conoscenza esattamente della realtà dei fatti e per condividere questo percorso amministrativo. Quindi ovviamente non perdete queste serate, se volete andare insomma a sentire il padre appunto Zanottelli, insomma è domenica l'appuntamento, a patto insomma, Sindaco, che non si strumentalizzi la serata, come dice, mentre il 1 febbraio c'è l'appuntamento con il bilancio di metà mandato dell'amministrazione delle Vedove. Noi avremo sicuramente occasione ancora per discuterne. Grazie ancora, Sindaco, grazie per essere stato in nostra compagnia. Picchia la compagna, viene arrestato, il tutto è successo a Tarcento. Yeah.
I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Udine, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al numero d'emergenza 112, sono intervenuti presso un'abitazione di Tarcento, procedendo all'arresto di un 44enne che nel corso di un dissidio aveva colpito più volte con pugni e calci la convivente, 35enne, procurandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni dai sanitari del pronto soccorso del capoluogo friulano. L'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Pizzimenti è intervenuto sulla tematica degli escavi al porto di Monfalcone. Le dichiarazioni. Oggi ho portato in giunta la comunicazione in cui si dice che il Ministero finalmente ha dato il via libera con la valutazione di incidenza ambientale nazionale per l'escavo di Monfalcone, un progetto importantissimo per il porto, per tutta la comunità molfaconese, ma in particolare per gli operatori. È un progetto che dura e che va avanti da quasi una decina d'anni e quindi sembra che adesso, come quanto pare, insomma, va al concretizzarsi. E ovviamente ci vogliono ulteriori passaggi, perché si fa adesso il progetto esecutivo, poi ci sarà la gara e infine l'escavo. Se tutto va bene come dovrebbe andare con il cronoprogramma, entro autunno si scava, quindi è un traguardo importantissimo che entro appunto in pochi mesi si riesce a raggiungere. Beh, una ricaduta è fondamentale per lo sviluppo di Monfalcone, perché vuol dire portare navi più grandi, quindi vuol dire economia di scala, vuol dire traffici internazionali diversi, vuol dire anche un lavoro da 16 milioni di euro, quindi anche sul territorio vengono spesi 16 milioni di euro, quindi mi pare tutto va a buon fine e va nella direzione giusta. Andiamo in Veneto, dovremmo avere in compagnia del collega Alessio il presidente regionale di Federalberghi Veneto. È così? Con Marco Michielli parliamo ovviamente di turismo, perché le sfide internazionali che attendono il nostro Veneto sono sempre importanti e difficili, no, da fronteggiare, presidente, anche perché alcuni mercati si stanno risvegliando dopo mesi se non anni alquanto torpidi. Però insomma, il Veneto ha da sua parte sicuramente delle ottime peculiarità, però è chiaro che la sfida non è locale ma è internazionale. La sfida è sicuramente globale. Il tema è, non si può, allora ci sono delle concorrenze accettabili, la Croazia, la Spagna, la Francia sono delle concorrenze accettabili, sono paesi che fanno parte dell'area euro, paesi che hanno costi europei inferiori ai nostri, ma comunque costi paragonabili ai nostri, per cui è una sfida anche affascinante, se vogliamo. Poi ci sono paesi, quelli penso alla costa nord dell'Africa, penso alla Turchia, che hanno costi. Un esempio per tutti, un cameriere egiziano costa 22 dollari al mese, però un cameriere italiano 22 all'ora. Non è pensabile poter fare concorrenza a questi paesi. La Turchia aveva prezzi al 60%, 70% dei nostri, che già era una buona cosa per loro, e con una svalutazione del 50% della lira turca di quest'anno sono andate a livelli francamente insostenibili per noi. Quindi c'è una concorrenza, ripeto, che è positiva perché è anche di stimolo, che è la concorrenza europea, c'è una concorrenza alla quale si sfugge completamente. Come giustamente osservavi prima che andassimo in trasmissione, erano rimasti fuori dal mercato per 4-5 anni, sì, a seguito dei tristissimi eventi di terrorismo. Adesso da 2 anni si sono riproposti, già l'anno scorso ci hanno fatto sentire il fiato sul collo, nel senso che probabilmente chiuderemo, cifre definitive le avremo fra qualche mese, ma la stagione dell'anno scorso con un -3-5% orientativamente. E quest'anno sarà la prova del 9, perché quest'anno hanno la corsa lunga di tutto l'inverno per le prenotazioni. Quindi la sfida è lì sul piatto, a noi non tocca raccoglierla, ci tocca prendercela e basta. Come ci si prepara, non nell'immediato ma a lungo termine, chiaramente?
Guardi, me la cavo con una battuta se vuole, ma è la verità, cioè l'unica speranza è che anche i costi loro aumentino. Quando i miei colleghi erano spaventati dalla Croazia, io dicevo: perché vi spaventate dalla Croazia? È condannata, fra virgolette, a entrare in Europa, a prendere l'euro, per cui a quel punto lì avrà i nostri stessi costi, chiaro. Non sarà in grado, perlomeno per gli anni iniziali, di dare i nostri stessi servizi. Ma questi sono paesi che marciano in orbite completamente diverse. Aggiunga a questo che tutti gli aeroporti greci sono stati comprati dai tedeschi, per cui dove pensate che i tedeschi spingeranno per far andare i loro turisti? Già i numeri si sono visti l'anno scorso, Grecia più 20%. Chiaro, chiaro il ragionamento del presidente Marco Michieli. Grazie per essere stato con noi. Linea che può tornare a Pordenone. Alza il gomito e aggredisce i carabinieri. Una donna è stata denunciata a Paluzza, dovrà scontare 4 mesi di reclusione. I militari della stazione carabinieri di Villa Santina e Comelians sono intervenuti presso un bar di Paluzza a seguito di una richiesta pervenuta al numero unico d'emergenza da parte del gestore del locale per la presenza di una cliente che in evidente stato di ebbrezza alcolica disturbava gli altri avventori. La donna, una 45enne del luogo, all'arrivo della pattuglia cercava di aggredire addirittura i carabinieri, ma veniva subito tratta in arresto e tradotta agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andiamo a Udine, vediamo allora se c'è l'ospite di Omar Costantini. Ci è venuto a trovarci in studio Aldevis Tibaldi per parlare un attimo della situazione inerente alla laguna di Marano. In questi 3 minuti e mezzo, Tibaldi, cosa ci racconta? Ma velocissimamente, c'è una tendenza della regione a espropriare in pratica tutte le facoltà che riguardano gli abitanti di Marano. In pratica questo allude a un intervento speculativo, vistoso, evidente, che si formula attraverso i posti barca, che si formula attraverso un sacco di altre cose e che sottraggono la proprietà ai maranesi. Ora, veramente la vicenda sta assumendo dei connotati assolutamente incredibili. Non ultimo il fatto che la regione ammette tranquillamente che si è intestata tutta la laguna di proprietà dei maranesi, dei pescatori e dei maranesi in particolare, se l'è intestata perché intestandosi il demanio marittimo statale che corrisponde nella laguna all'1,6% del totale della laguna, visto che era lì, si è presa anche tutto il resto, cioè tutto il 98% della laguna stessa. La cosa è imbarazzante, è riferita in documenti ufficiali che posso tranquillamente leggere, e tutto questo è un fatto che, come dire, è assolutamente illegittimo, illegale, che perdura da un sacco di tempo nella complicità anche di chi ha registrato gli atti, che non avrebbe dovuto farlo e che adesso cerca di scaricare qualche colpa e tardivamente, dopo essere stato minacciato di portare la cosa all'antimafia, comincia a tirare fuori le carte. Certo. Sono fatti gravissimi che però, ecco, fanno scopa con quello che è entrato nella legge recente, nella finanziaria, e che all'articolo 4, che riguarda l'assetto del territorio edilizia, a un certo punto, al punto 12, sottrae competenze ai comuni. Tutto ciò mi fa veramente pensare, anche perché abbiamo nell'assemblea e al massimo della carica dell'assemblea, cioè nella persona di Zanin, chiaro, che ha lottato come un leone per l'autonomia dei comuni, abbiamo questa sottrazione di competenze in campo urbanistico, e tutto ciò è perfetto, assolutamente inspiegabile. Vuol dire che c'è una forza che preme sotto e che in qualche maniera determina le scelte, chiaro, indipendentemente dalla politica. Io ringrazio l'ospite per la partecipazione e ripasso la linea a Pordenone.
E ieri nell'auditorium dello Stadio Friuli si è parlato del futuro del settore agroalimentare e dello sport, promozione e non solo. Allora vediamo l'intervista affidata all'assessore regionale Stefano Zanier. Una promozione importante perché mette assieme la possibilità data da una società come l'Udinese di avere una grande visibilità a livello nazionale ed anche internazionale per poter veicolare i messaggi di quelli che sono le nostre produzioni agroalimentari che sono un fulcro e un'eccellenza di questa regione. Queste collaborazioni possono portare solo aspetti positivi per entrambi perché comunque la qualità dei nostri prodotti e la possibilità comunicativa data da eventi gestiti o comunque che vedono l'Udinese come partecipazione sono sicuramente di estremo richiamo. Questo credo che possa essere un meccanismo di sviluppo. Detto anche in termine utilitaristico, per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, l'importante è riuscire a far uscire qual è la qualità e la potenzialità dei propri prodotti e farli conoscere a più persone possibili, per cui ben vengano collaborazioni di questo tipo. Già l'agroalimentare italiano è un agroalimentare importante perché è il terzo motivo per cui si sceglie turisticamente l'Italia. Insieme all'enogastronomia e anche alla cultura sono i tre elementi importanti, turismo, enogastronomia e cultura. Il Friuli è una regione assolutamente, Friuli Venezia Giulia è una regione stupenda, ha dei prodotti di altissima qualità, io credo che ci sia un legame fortissimo anche come attrazione del territorio. Penso anche ai suoi vini che sono un'attrazione mondiale. Zanier e il sottosegretario hanno citato tre elementi importanti, turismo, enogastronomia e perché no anche la promozione dello sport. Sicuramente la regione Friuli Venezia Giulia è una regione importante, ricca di questi elementi e di ingredienti. Ne parliamo, d'altre cose, con la dottoressa Chiara Daggiau, la consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia per Partito Democratico. Tra altre cose, insomma, non è l'ultima arrivata nel settore, anche perché ha una laurea in agraria, quindi insomma di queste tematiche e se ne intende. Beh, è possibile fare un connubio tra questi appunto tre elementi, turismo, enogastronomia e soprattutto lo sport. Abbiamo sentito le dichiarazioni dell'assessore Zani e del sottosegretario Manzato, da dove bisogna ripartire secondo lei? Innanzitutto io penso che l'elemento e la valorizzazione dell'agroalimentare siano un aspetto chiave per mandare avanti la nostra attività agricola. È chiaro che le superfici del Friuli Venezia Giulia non consentono un'agricoltura estensiva, ma per poter dare reddito agli agricoltori abbiamo bisogno di specializzare le produzioni e soprattutto dare a queste produzioni agricole il valore aggiunto proprio delle trasformazioni agroalimentari. E quindi siamo perfettamente d'accordo sul fatto che questo sia un elemento cardine per il sostegno dell'economia della nostra regione, che affianca e valorizza l'attività agricola, ma anche è in grado di trainare quella che è il reddito dall'attività turistica. Questo sia per quanto riguarda l'enogastronomia, ma anche per il ruolo importante che l'agricoltura ha nella difesa del territorio e dell'ambiente, nel caratterizzare il paesaggio in forme che possano essere gradite a chi viene ospite in questa regione, quindi che può trovare un ambiente di qualità sia dal punto di vista ambientale, estetico, ma anche di salute per la bontà dell'aria e anche dal punto di vista della cucina, che è sempre un elemento chiave nel momento in cui uno va in vacanza, perché l'idea del mangiare bene fa anche stare bene. Ecco, consigliera, in tutto questo, lei è stata per 5 anni consigliera di maggioranza, proprio quando Serracchiani era presidente della giunta regionale. In tutto questo, il centro-sinistra cosa ha lasciato la nostra regione? Ma credo che si sia fatto molto in questo Bozzonello campo. Era tra altre cose il turismo. Era il turismo, inizialmente anche all'agricoltura, poi passata al collega Sciaurli,
Credo che nell'individuare proprio nell'agroalimentare uno delle filiere e dei settori della specializzazione delle attività economiche, quella che era la strategia 3S cosiddetta, e aveva anche nell'agroalimentare uno delle sette filoni importanti, credo che ci avessimo visto giusto da questo punto di vista, e credo che molto sia stato fatto anche nell'attività di riorganizzazione poi dei distretti, passando da quelli che potevano essere i distretti collocati geograficamente e cercando di guidare la transizione verso i distretti concepiti come filiera di attività che si legano l'una all'altra, proprio dalla produzione alla trasformazione. Credo che abbiamo lasciato una buona eredità su cui poi il centrodestra può lavorare e ulteriormente promuovere. Vedremo sicuramente allora se l'assessore Stefano Zani farà tesoro di queste considerazioni della consigliera Chiara D'Azzo, che ringrazio e do appuntamento a lei alla settimana prossima. Grazie, grazie dottoressa, voi, per essere stata in nostra compagnia. Torniamo a parlare di campionati mondiali di sci paralimpico. L'intervista, abbiamo sentito l'assessore Gibelli, questa volta è la volta dell'assessore Scoccimarro. Complimenti agli organizzatori per la parte italiana Selanevea, qui a Kranjska Gora per la parte appunto slovena. Un evento molto importante che unisce appunto l'organizzazione sportiva, ma non solo, culturale anche e turistica di questi due splendidi territori delle nostre due regioni appunto. Quindi non solo i complimenti a loro, che raccolgono i testimoni di quello che fu un sogno. Il sogno senza confini, nato proprio a Tarvisio, voleva coinvolgere negli anni in cui il mondo era diviso in blocchi contrapposti, più di 30 anni fa, univa appunto l'Austria, l'Italia e la Slovenia in un sogno olimpico. Sogno olimpico che non si realizzò purtroppo perché Torino vinse, ma quel messaggio resta quanto mai attuale, cioè che lo sport unisce a quello che la storia ha diviso proprio nei 100 anni della fine della Prima Guerra Mondiale. E questi ragazzi dei sport paralimpici, con le loro performance, con il loro valore, con la loro tenacia, hanno tanto da insegnare a tutti quanti gli altri. Ormai è ufficiale, dovrebbe davvero partire, almeno queste sono indicazioni del governo, le due manovre tanto calde a Conte, Salvini e Di Maio. Quota 100 e reddito di cittadinanza, abbiamo visto insomma qualche giorno fa in conferenza stampa, per mostrare i cartelli, ognuno appunto con le iniziative che dovranno partire. Il sindacato Cristiano Pizzo, coordinatore della CISL del Friuli Occidentale, Cosa pensa di queste iniziative del governo giallo-verde, ma soprattutto a chi spetterà reddito di cittadinanza e quota 100? Perché c'è un po' di confusione ancora, pare di capire. Sì, c'è parecchia confusione. E devo dire che sono due provvedimenti molto diversi da quelli annunciati in campagna elettorale. Sono stati inseriti diversi paletti che ridurranno la platea di persone che potranno accedere a questi due provvedimenti. Penso anche che sia stato sbagliato da parte del governo non coinvolgere il sindacato nella discussione. Ci hanno incontrato solo una volta e peraltro non ascoltando nei fatti le nostre proposte. Questo è un peccato, un'occasione persa. Proprio per questo motivo, peraltro, direttore, io ricordo il 9 di febbraio la CISL insieme a CGL UIL sarà a Roma a manifestare non politicamente ma sindacalmente nel merito, come abbiamo fatto anche nella legislatura passata e in quelle prima. Io vorrei che fosse chiara una cosa: quando discutiamo nel merito di quota 100, che cosa diciamo? Diciamo che intanto non c'è nessuna abolizione della legge Fornero. C'è un'opportunità, quota 100 rappresenta un'opportunità per chi avrà 62 anni di età e 38 anni di contributi regolarmente versati. Anche questo, sto pensando ad alcuni settori come l'edilizia, alcune parti della metalmeccanica, insomma sarà difficile che lavoratori arrivino ad avere i 62 anni di età e i 38 anni di contributi. Ci sono veramente delle situazioni, soprattutto in alcune zone d'Italia, dove questo è più complicato da raggiungere come paletto. Però ribadiamo, c'è una platea di persone a livello nazionale che potrebbe avere questa opportunità, e quindi saranno loro, attraverso anche i nostri patronati, a fare queste verifiche.
Sul reddito di cittadinanza io ribadisco quella che è la posizione della CISL, e cioè che questo è un provvedimento sostanzialmente assistenziale, per tentare in modo scoordinato di dare una risposta alla povertà in questo paese, che purtroppo è una piaga molto presente, e che però non produrrà un solo posto di lavoro in più, a meno che, lo dico in battuta ma fino a un certo punto, non si ritenga creazione di posti di lavoro l'assunzione dei cosiddetti navigator. E sarebbero questi lavoratori che devono aiutare le persone a trovare un posto di lavoro fisso. Mi permetta la battuta, questi navigator saranno assunti con contratti precari. Di per sé quella cosa fa già abbastanza sorridere. Oltretutto c'è un problema sulle politiche attive, i centri per l'impiego. Noi stiamo parlando di riforma dei centri per l'impiego, che in realtà saranno aumentati nelle loro unità, appunto anche attraverso questi navigator, con circa 4.000 persone a livello nazionale, e però saranno interamente dedicati e legati alla questione del reddito di cittadinanza. Ora, ipotizziamo che io sia un lavoratore, una persona che cerca lavoro, che non ha diritto al reddito di cittadinanza, e mi rivolgo ai centri per l'impiego, quelli saranno tutti dedicati, o quasi, o comunque in gran parte, a trovare lavoro a chi ha il reddito di cittadinanza. Aggiungo oltretutto, il reddito di cittadinanza non fa affrontare il vero problema dei centri per l'impiego, e cioè in Italia il numero bassissimo di occupati. Ricordo sempre, in Italia meno di 8.000 addetti ai centri per l'impiego oggi, contro i 138.000, se non ricordo male, della Germania. Evidentemente c'è qualche lavoro da fare. Resto anche dell'idea che questo governo, e sinteticamente provo a chiudere, sia un governo che evidentemente ha sbagliato l'analisi, perché abbiamo un vice premier, Di Maio, che vede alle porte un nuovo boom economico. Io, che notoriamente sono un ottimista di carattere, ma sono anche un realista, vedo alle porte invece una fase che, se non è recessiva, è sicuramente di stagnazione. Banca Italia ha dato già l'allarme, dice alle porte c'è una nuova recessione. Ecco, e voglio dire, quindi Banca Italia e tutta una serie di economisti ben più autorevoli di chi vi sta parlando vede queste cose, ma io lo vedo già anche in questo territorio il rallentamento. E quindi è importante che si esca dalla campagna elettorale e ci si confronti sui temi veri, che sono i problemi di questo paese. Il lavoro è totalmente assente. Abbiamo la spada di Damocle di 52 milioni di euro per il 2020 e 2021, che sono legati all'IVA, e il governo la chiama vittoria. Noi pensiamo che si potesse fare senz'altro meglio, magari ascoltando il sindacato, che con i lavoratori parla quotidianamente e che purtroppo sarà costretto a portare i lavoratori e i pensionati in piazza il 9 di febbraio. Senta, ma secondo lei, anche entrando un po' più a livello politico, ma so che lei rimarrà sempre super partes, la Lega senza il Movimento 5 Stelle sarebbe arrivata ad attuare lo stesso queste manovre? O c'è stata l'influenza al 90%, sono il 100% proprio del movimento pentastellato? Ma a me pare di capire che la Lega non ha per nulla gradito il reddito di cittadinanza, e peraltro Salvini non l'ha nemmeno tanto nascosto. Penso che abbiano dovuto trovare un compromesso. Entrambi avevano questo obiettivo, questa promessa fatta in campagna elettorale, la Lega la quota 100. In realtà la Lega aveva promesso di abolire la legge Fornero e invece propone una piccola modifica. E il reddito di cittadinanza era in realtà una risposta importante alla purtroppo grande platea dei poveri. Hanno trovato un mix e stanno cercando di accontentarsi, vendendo però un risultato che, ahimè, credo non darà una grande risposta ai veri problemi di questo paese, sia per la quota 100 che per il reddito di cittadinanza. Politicamente io non voglio esprimermi, credo però che Salvini e Di Maio dovrebbero essere un pochino più attenti alle loro dichiarazioni, sia quando parlano del nostro paese che quando parlano di altri paesi. Oggi le dichiarazioni sulla Francia sono, mi permetto di dire, fuori luogo, ma ormai ci siamo inimicati quasi tutti i paesi europei,
mancava la Francia, credo manchi la Germania, dopodiché siamo pronti a dichiarare guerra al resto d'Europa. Ecco, io adesso la dico scherzando, ma veramente con i problemi che ha questo paese ci permettiamo anche delle dichiarazioni molto discutibili. Io penso che dovremmo fare tutti un passo indietro e usare un po' più di ragionevolezza. Ci vediamo la settimana prossima, grazie a Cristiano Pizzo, coordinatore della CISL del Friuli Occidentale. Grazie Alessio, a te il compito di chiudere questa primissima parte con il tuo ospite. Parleremo ovviamente di perle turistiche in crescita. A seguire l'Osmer, la Borsa, tutte altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del vicino Veneto. La serata poi proseguirà all'insegna dell'informazione, ma prima la parte sportiva a cura del collega giornalista responsabile della redazione sportiva del Gazzettino di Pordenone, Pierpaolo Simonato, che analizza il grandissimo momento del Pordenone Calcio, ancora vittorioso questa volta ai danni dell'Albino Reffe ed è più 8 rispetto alla Triestina, quindi insomma questo desiderio di andare in B si sta avvicinando sempre di più, e farà anche il punto sugli sport considerati ai noi minori. A te Alessio. Hai detto bene Alberto, parliamo di perle turistiche. Bentrovati innanzitutto a Lauro Catto, che è presidente dell'associazione proprietari di Porto Santa Margherita, una frazione di Carle, una frazione insomma turistica che presidente di recente sta cominciando a vivere una sorta di rinascita, se così si può chiamarla. Un bel termine rinascita, non so se lei è d'accordo con me. Al di là di questo però si punta a far rivivere questa perla davvero bellissima dell'Alto Adriatico, popolata principalmente da famiglie e non solo, ma che guarda al futuro con ovviamente speranza. Presidente, allora, che cosa succede? Sono d'accordo con lei perché vedo che proprio Porto Santa Margherita sta cercando di rinascere grazie a tutte le associazioni, i comitati e anche con l'amministrazione comunale, il sindaco in prima persona, il vice sindaco e diversi assessori che si sono dimostrati proprio molto sensibili nel rivalutare questa località turistica. Abbiamo portato a termine attraverso l'amministrazione diversi lavori, l'illuminazione sulla pista ciclabile, hanno illuminato il palco diciamo, dove si gioca a basket e sono in programma diversi lavori. E forse anche prima dell'estate stessa che l'amministrazione dovrebbe far partire e ci attendiamo magari anche qualcos'altro. Noi anche stiamo organizzando tutta una serie di eventi per Porto Santa Margherita proprio per riuscire ad attrarre molte persone in più di quelle che già vengono. Organizzeremo un piccolo street food nella settimana del 12, 13, 14 giugno, 4 giorni, con i commercianti proprio di Porto Santa Margherita. Abbiamo due eventi molto importanti, Radio Company il 17 di agosto, che per noi deve essere ormai una data fissa, cerchiamo di mantenerlo sempre il 17 agosto. Ho conosciuto l'anno scorso Michele Ruffato e nel giro di poche settimane abbiamo organizzato l'evento. È stato un evento riuscitissimo, con la presenza anche su in palco, che abbiamo portato un saluto agli ospiti, del vice sindaco Giovanni Comisso e io, ma ho lasciato parlare il vice sindaco, e vorremmo portare anche quest'anno Tributo Italiano, che è una band molto conosciuta, oltre a tutta una serie di eventi, perché la gente ci chiede il ballo liscio, il tango, delle serate per i bambini. Abbiamo organizzato assieme al Teatro Caorlotto delle serate di teatro che saranno svolte presso il palco che c'è in Piazzale d'Arsena, 4 serate di teatro molto importanti perché ogni anno sono delle belle serate e la gente ci dice di essere soddisfatta di queste serate, e in più stiamo valutando anche altre attività con l'assessore Boato, mi sono sentito in più occasioni. Quindi c'è fermento, diciamo. Sì, no? C'è fermento. Dovremmo organizzare anche qualche avvenimento sportivo che si sta interessando appunto l'assessore Boato, pallacanestro, beach volley, adesso non ho ancora di preciso il programma, però diversi weekend c'è qualcosa. Ecco, in chiusura, 30 secondi, quanto difficile è da un certo punto di vista riuscire anche a rivitalizzare, senza sostituirsi ovviamente al pubblico, ma anche tra privati, una località così bella che ha seguito da anni,
torniamo ovviamente al punto di partenza, quella di una località principalmente per famiglie. Ma quanto difficile è in questo senso? Guardi, è molto difficile. Io però ho lavorato da quando mi sono insediato, sto cercando di parlare in continuazione con tutti i privati, con l'amministrazione, con il consorzio arenile. Abbiamo organizzato incontri con l'amministrazione comunale, siamo stati anche in regione, perché sapete che il maltempo, la spiaggia di Porto Santa Margherita ha sofferto moltissimo. Come tutte più o meno. Ecco, e in questi giorni abbiamo avuto proprio la certezza che la spiaggia riaprirà regolarmente la stagione, non ci saranno problemi. Bene. Gli ultimi 5 pennelli ci hanno garantito che saranno finiti e tutti ci chiedevano sempre di questi ultimi 5 pennelli a mare. Saranno ultimati e forse cominceranno a eliminare anche qualche vecchio pontile. Per noi questo è importante, perché vuol dire completare completamente la spiaggia che tutti si attendevano. Bene, grazie a Lauro Catto per essere stato con noi. Ovviamente ci tengo informati, certo, sull'evolversi della situazione. Siamo sempre sensibili alle tematiche del turismo, perché il turismo è una risorsa che non deve essere trascurata nemmeno mediaticamente, visti i grandissimi risultati che fa la costa adriatica dell'Alto Adriatico ogni anno. Grazie per essere stato grazie a voi. Con noi. Chiudiamo questa prima parte, linea che può passare alla regia, e dopo il meteo, l'andamento borsistico, la pubblicità e poi ancora con l'informazione prima da Udine e poi si torna qui in Veneto. Restate con noi. Buonasera a tutti. Situazione meteorologica domani vede un peggioramento legato all'avvicinamento di una depressione mediterranea che determinerà il passaggio di un fronte sulla regione tra domani sera e giovedì. Avremo quindi un aumento della nuvolosità domani, dopo una mattinata caratterizzata da variabilità, gelate in pianura, localmente anche forse sulla costa, naturalmente in montagna, poi appunto in giornata maggiore nuvolosità, temperature massime che non supereranno i 5-6 gradi su minore costa, bora moderata fino a sostenuta sulla costa. Dalla sera precipitazioni deboli, sparse, intermittenti a partire da sud-est, e tendenzialmente nel corso della notte interesseranno tutta la regione. Potranno essere nevose anche in pianura sulla costa, o lì potranno assumere carattere di pioggia mista a neve. Per quanto concerne mercoledì, nella notte al mattino quindi ancora precipitazioni sparse, deboli, intermittenti, in genere appunto nevose o con pioggia mista a neve anche su pianura e costa, bora che soffierà con intensità moderata. Una pausa, una cessazione delle precipitazioni mercoledì pomeriggio sera, poi forse nella notte e giovedì mattina una nuova ripresa, però sempre con fenomeni tutto sommato sporadici di debole intensità, anche in questo caso però caratterizzati da un'alternanza di qualche fase di pioggia a qualche fase di neve anche a bassa quota. La bora giovedì mattina sarà forte, sulla costa moderata in pianura, poi tendenzialmente sostenuta nel pomeriggio. Temperature nella giornata di mercoledì piuttosto sarà una giornata abbastanza fredda, minime intorno a 0 gradi, massime di qualche grado al di sopra, appunto vista la copertura e la presenza di eventuali di precipitazioni. Successivamente poi variabilità per quanto riguarda venerdì, ancora con bora anche forte sulla costa, le temperature si riprendono leggermente nei valori massimi, naturalmente ne riparleremo. La nuova ottava parte con il segno meno per Piazza Affari. Orfani di Wall Street, chiusa per il Martin Luther King Day, i mercati si sono concentrati sui deboli riscontri arrivati dalla Cina, con il PIL salito a ritmo del 6,6%, tasso di crescita più basso dal 1990, anche se in linea con le attese. Attesa per la presentazione da parte di Theresa May del piano B al Parlamento britannico. In chiusura l'indice FTSE MIB, reduce da 3 settimane consecutive di rialzi, ha ceduto lo 0,35%. Anche lo share ha ceduto la stessa quota. Effetto cedola oggi su Enel con un meno 2,3% e Snam con un meno 1,38%. Entrambi infatti hanno staccato questa mattina la cedola relativa all'acconto dividendo 2018. Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN, dunque come sempre il treno dei servizi. Le guardie giurate del corpo dei vigili notturni hanno soccorso nella notte una giovane straniera nella zona di Borgo Stazione a Udine. Poco dopo le 23, i vigilantes impegnati in un servizio di monitoraggio e controllo hanno notato la donna a terra sanguinante. La ragazza, 22 anni, che vive a Udine, ha detto di essere stata aggredita da 3 persone.
Il gruppo di malviventi, che ha descritto come stranieri, le ha rubato la borsa della spesa e la sua borsetta, contenente all'interno circa 200 euro in contanti. La donna è stata gettata a terra dai suoi aggressori, che poi si sono dileguati. Sul posto è intervenuta l'ambulanza, che ha portato la giovane in ospedale per gli accertamenti, già dimessa poco dopo. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Udine. Al vaglio e al setaccio anche le telecamere di videosorveglianza. Continua il fitto lavoro di relazione tra Udine e Israele, intessuto dall'Università delle Libertà del Friuli Venezia Giulia. Da martedì, infatti, è prevista proprio la visita di una delegazione israeliana capeggiata dal sindaco di Mohinin Haim Bibas, anche presidente dell'Unione delle Municipalità Israeliane. Questa visita è frutto di un progetto regionale, soprattutto delle ottime e costruite relazioni e della lunga collaborazione con l'Università delle Libertà, oltre che dalle importanti relazioni internazionali, nazionali e locali della Presidente Pina Raso, che ha assunto per l'occasione il ruolo di ambasciatrice informale. La visita della delegazione israeliana, che durerà fino al 27 gennaio, arriva a conclusione di un progetto volto alla promozione delle soft skills, elaborato dalla dirigente della regione Friuli Venezia Giulia, Chetti Segatti. Dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Agenzia Nazionale Erasmus più a Firenze, la delegazione arriverà a Udine domani, quando incontrerà il consiglio direttivo, lo staff e gli insegnanti delle Libertà nella sede di Via Napoli. Seguiranno poi incontri istituzionali con la giunta comunale e regionale. Si è chiusa ieri sera a Corno di Rosazzo l'edizione 2018 delle varie lucciolate organizzate per la Via di Natale nel Triveneto. Oltre 3.000 partecipanti giunti dal Friuli e Veneto hanno sfilato lungo le vie della cittadina friulana per rimarcare ancora una volta il concetto che donare è bello, aiutare gli altri ancora di più. Soddisfatto il primo cittadino Daniele Moschioni. Sì, una grande soddisfazione per me come sindaco, ma per l'amministrazione di Corno di Rosazzo, ma soprattutto per tutti i cittadini, aver organizzato questa serata di finale delle lucciolate del 2018, che è una cosa importantissima, ma come ho detto prima, la cosa importante, il ringraziamento particolare va a tutte quelle persone che durante tutto l'anno fanno volontariato e con una piccola offerta, che secondo me è una grande offerta, riescono a dare la possibilità alle persone e familiari per la via di Natale che sono meno fortunate di noi. Quindi un grande orgoglio, una grande emozione oggi poter organizzare questo evento. È andato bene, tantissime persone, quindi grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno partecipato e a tutto il mondo dell'associazionismo di Corno che si è dato da fare in questi ultimi due mesi per la miglior uscita di questo evento. Un anno di lavoro senza lasciare nulla al caso. Abbiamo chiesto alla signora Carmen, che la ringrazio, già nel 2014 che volevamo organizzare questo evento a Corno, e lei ci ha detto il primo evento disponibile è 2019, quindi l'abbiamo fatto, ma questo grande merito va a una persona importantissima che è Giuliano D'Osvaldo, che grazie a lui 30 anni fa è partita la lucciolata di Corno di Rosazzo. Quindi un grande ringraziamento a Giuliano, che è passato il testimone da un paio d'anni Aldo Zanuto, quindi grazie anche a lui. Venzone, il borgo più bello d'Italia 2017, tra i promotori della raccolta fondi a favore di Sappada, colpita fino a ottobre scorso dalla violenza del maltempo. Cerimonia nella giornata di ieri all'interno del Palazzo Comunale, alla presenza del commissario straordinario alla reggenza comunale, Daniele Damele, dell'assessore regionale Barbara Zilli, del pluricampione di fondo Silvio Fauner e del primo cittadino sappadino Manuel Piller Hofer. A quest'ultimo abbiamo chiesto il valore dell'evento. Sicuramente Venzone nella ricostruzione del terremoto è stato un esempio per tutta l'Italia, direi. Sì, Sappada riparte dopo questo evento calamitoso che ci ha abbastanza segnato, soprattutto sulla gestione, diciamo, dell'emergenza del bosco. Bellissima giornata di solidarietà, ringrazio tutta la comunità di Venzone per aver aderito a questa iniziativa che rientra, diciamo, nell'evento scelto dai borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia, quindi tutti i borghi che rappresentano bellezza che si sono uniti per dare un supporto a Sappada in questa ricostruzione. Turismo, cultura, insomma, è un fattore che si lega, no? Sì, sicuramente è un fattore che si lega, i borghi rappresentano anche questo, vogliono appunto collaborare per evidenziare quelle località e quegli angoli un po' più nascosti legati a un turismo d'eccellenza e quindi, diciamo, portare queste bellezze al pubblico italiano ma anche estero. Sappada 2019, Sappada Friuli, Sappada, cosa dobbiamo aggiungere?
Ma niente, diciamo che questa moneta Sappada sta attraversando questa fase di assestamento, ovviamente perché ci stiamo riorganizzando con tutte le pratiche amministrative e burocratiche. Evidenziamo grandissima collaborazione da parte veramente di tutti, anche in questo caso dell'emergenza abbiamo visto grandissima solidarietà, quindi tutti ci stanno supportando e quindi sicuramente ci sentiamo benvenuti e speriamo appunto di portare un valore aggiunto anche noi al Friuli Venezia Giulia. Silvio Fauner, Sappadino Doc, pronto allo scatto vincente come a Lillehammer 94. Sì, un altro passo avanti, ma un passo direi dovuto. Io sono nato a Sappada, sono cresciuto a Sappada, vivo attualmente a Sappada, quindi mi sembra logico, doveroso partecipare a queste iniziative dove altre comunità sostengono un paese che purtroppo ha avuto, come altri della Carnia, hanno avuto queste problematiche durante nella parte autunnale della stagione. Però, quindi, come ho detto, è un altro passo avanti, un passo dovuto, perché in me, in noi, c'è quell'appartenenza a una località che deve essere sempre vista, deve essere sempre portata avanti e soprattutto deve essere sempre trasmessa a quelli più giovani. Ecco, a volte si dice la gente di montagna, ma la gente di montagna ha quel DNA particolare che fa sì che subito si inizia, no? Sì, io direi che gente di montagna forse perché geneticamente è stata abituata a vivere in maniera differente da altre persone, quindi passare parte dell'inverno magari isolati e doversi arrangiare da soli, questo ha sicuramente insegnato a doversi, tra virgolette, arrangiare da soli, quindi credo che sotto certi aspetti la gente di montagna, seppur chiusa, seppur abituata a vivere nel suo piccolo, però abbia da insegnare molto a tantissime persone. Assessore Zilli, quest'oggi insomma ricordare quello che è successo, ma soprattutto dare un messaggio chiaro che qui si va sempre avanti. Sì, questo messaggio molto chiaro parte da una cittadina come Venzone che ha saputo rialzarsi dal grave sisma del 76, dando un esempio a tutto il mondo di come si può ripartire, ricostruire e diventare anche un borgo così perfetto nella ricostruzione architettonica, tanto da essere una perla turistica non soltanto per la regione ma per tutta l'Italia, che quindi è invidiata ovunque. E quindi Venzone oggi si candida davvero ad essere colei che dà la sua mano a un comune del nostro territorio friulano, finalmente come Sappada, che ha subito questo grave danno e che assieme a questa amicizia, a questa fratellanza tra le due comunità testimoniata dalle amministrazioni comunali, può creare per il futuro delle relazioni migliori in termini di scambio turistico e, perché no, anche culturale. È tutto, non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima, ma vi ricordo che l'informazione continua dopo il break, le ultimissime dal Veneto. Trovate anche dalla nostra redazione del Veneto, continua l'informazione di Telepordenone, stato di attenzione per nevicate in tutto il Veneto, la protezione civile regionale ha emesso un bollettino, ebbene, viste le previsioni meteorologiche ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani, 22 gennaio, sino a mezzogiorno del 24, al fine di fronteggiare le eventuali nevicate attese in pianura nei fondovalli prealpini. In particolare la Protezione Civile del Veneto raccomanda agli enti gestori di strade, autostrade e ferrovie di attuare le strutture competenti ed assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità. Nevicate attese anche nel veneziano, perché la città metropolitana di Venezia, attraverso un bollettino, informa che da lunedì sera, 21 gennaio, è in vigore lo stato di preallarme neve su tutto il territorio provinciale. Dunque da questa sera, in base alle previsioni di ARPAV, tra la tarda
serata di martedì e il primo mattino di giovedì. Come detto, saranno probabili alcune fasi di deboli precipitazioni nevose anche in pianura, localmente a tratti, probabilmente anche mista a pioggia. Gli eventuali accumuli in pianura saranno molto variabili, in genere di qualche centimetro, da 1 a 5. Sono inoltre previsti rinforzi di bora tra mercoledì sera e giovedì mattina. Cambiamo argomento, giornata importante quella di oggi, sottoscritto il piano di interventi per favorire la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità della rete elettrica del Veneto, siglato un accordo di programma con Terna e Regione. Sentiamo. Ma il valore sociale è unico, visto e considerato che diamo risposta a una miriade di istanze dei cittadini, dalla Dolo Camin alla Oronzo Cortina, ai cavi in laguna interrati, a molto altro ancora, ai corridoi verdi, a più centri di ricerca a livello regionale e tutto quello che poi c'è nell'accordo. Questo è un punto di vista sociale. Da un punto di vista finanziario e economico è un intervento che vale per il Veneto quasi 1 miliardo di euro. Interrare, corridoi verdi e una smart energy come progetto regionale che guardi al futuro, un'energia sicuramente poco impattante ma anche molto sorvegliata. E qui abbiamo investimenti per quasi 1 miliardo di euro, sono 980 milioni se non ricordo male, tutti a carico di Terna, in un progetto che è assolutamente innovativo. Interrare la Dolo Camin era un'utopia fino a qualche istante fa, interrare l'Oronzo Cortina, pensare ai cavi in laguna e molto altro ancora, e i corridoi verdi, i centri di ricerca. Io ringrazio il dottor Ferraris e tutta la squadra Terna per il grande lavoro fatto. Certamente noi ce l'abbiamo messa tutta per poter coniugare un approccio sostenibile alle migliori tecnologie disponibili con un impatto minimo sul territorio o addirittura eliminando completamente l'impatto. Penso che questo sia una risposta importante, pensiamo ad esempio alla Dolo Camin, è un progetto che è partito 10 anni fa e che oggi vede quindi una struttura, un approccio completamente diverso che fa parte, diciamo, della nuova strategia di Terna finalizzata a essere sempre più vicino al territorio, recepirne le istanze e cercare di coniugare al meglio quello che la tecnologia ci mette a disposizione con le legittime necessità dei cittadini. Beh, diciamo che in 10 anni la tecnologia ha avuto dei cambiamenti. Per esempio 10 anni fa sarebbe stato piuttosto difficile proporre un'ipotesi di interramento di una linea della tensione della Dolo Camin di 380. Oggi abbiamo delle dimostrazioni che Terna stessa ha realizzato, per esempio il collegamento sorgente a Rizziconi è un collegamento completamente in cavo sottomarino ed è un 380 e sta funzionando adeguatamente. Quindi oggi la tecnologia ci consente di farlo, va da sé che è comunque anche importante l'ascolto del territorio. Le due cose vanno di pari passo, non le possiamo disgiungere. Dobbiamo fare in modo di essere vicini ai cittadini mettendo a disposizione quello che la tecnologia può offrire. Il governatore del Veneto Zaia ha risposto in merito alle affermazioni del ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro sul tema dell'autonomia. Replico al ministro con serenità e con spirito costruttivo, perché da una sua dichiarazione nella quale afferma che sicuramente la legge delega proposta da Zaia non è la strada migliore per garantire competenze e risorse è difficile ricavare un'interpretazione autentica e comunque lascia perplessi. Prima di tutto il ministro parla di legge delega e la legge delega non esiste, precisa il Presidente Zaia, qui si parla esclusivamente del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e quindi di un'intesa che dobbiamo firmare con il governo di cui lui è un illustro rappresentante, il quale peraltro ben conosce il valore e il significato dell'autonomia vivendo ed essendo stato eletto in un territorio come la provincia autonoma di Trento. Quindi, conclude Zaia, Fraccaro ci spieghi il significato delle sue parole e se ha idee migliori le renda pubbliche, così almeno le conosceremo tutti, perché il nostro board scientifico fino a qui è arrivato esclusivamente sulla base di una lettura della Costituzione che ha trovato fondamento in una sentenza della Corte Costituzionale. Se Fraccaro intende dire che si può modificare la Costituzione inserendo dopo le parole Trento e Bolzano anche la parola Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, dando così a tutti la piena autonomia che possiedono proprio Trento e Bolzano, è bene che sappia che questa proposta io l'ho fatta in tempi non sospetti e quindi sono sempre qui ad aspettarla a braccia aperte. Jorge Lorenzo si infortuna in Veneto, il campione spagnolo di motociclismo si stava allenando su una pista da cross a Verona quando è caduto procurandosi una frattura nel fine settimana, accompagnato da un uomo e da una donna, si è presentato al pronto soccorso di Peschiera del Garda, venendo poi dimesso. Sembra che abbia riportato una frattura, poi comunque per fortuna è stato dimesso per far ritorno a Barcellona.
Si parla in Veneto orientale dell'ospedale nuovo, intervenuto oggi, intervenuta anche l'onorevole della Lega, Ketty Fogliani. Ospedale nuovo, tanto rumore per nulla. In conferenza dei sindaci non mi risulta se ne sia mai accennato. Con una nota l'onorevole Fogliani è intervenuta sul tema dell'ospedale nuovo del San Donatese. Il tema per ora è apparso solamente sui giornali, mentre è la conferenza dei sindaci sanità il soggetto istituzionale preposto ad esaminare questioni di tale portata per il territorio e a valutarne le conseguenze. Ricordo, continua Fogliani, che il nosocomio portoguarese è stato mantenuto e verrà mantenuto anche in futuro, come ribadito più volte dal governatore Luca Zaia, continuando ad investire su una struttura, mezzi e capitale umano. I fatti lo dimostrano. Se il San Donatese, conclude la deputata portoguarese, ha delle proposte da avanzare in materia sanitaria che non pregiudicano i progetti e le prospettive di sviluppo portoguaresi, allora ben vengano. La conferenza dei sindaci introdurrà e si aprirà il dibattito nell'interesse di tutti i cittadini del Veneto orientale. Tra l'altro, poco fa, mentre è in corso il Consiglio Comunale a Portogruaro, si è discusso proprio di questo. È intervenuto prima il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Fagotto, poi il consigliere Giorgio Barro, esprimendo forti perplessità relativamente alla discussione. Il sindaco ha preso la parola dicendosi contraria ai microcampanili. Ha detto il sindaco senatore: non esiste più la logica del campanile, i tempi sono cambiati, non arretreremo sulla tutela della salute pubblica dell'ospedale, non di Portogruaro, ma dell'ospedale del Portoguarese. Vista la qualità del servizio, notevole miglioramento, abbiamo la necessità di interventi edilizi nella struttura, argomento che può essere discusso dai sindaci. Altri ragionamenti su interventi economici spettano ad altri, ha detto il sindaco Maria Teresa Senatore, proprio sul tema relativo alla sanità e a questo nuovo dibattito sull'ospedale nuovo del San Donatese. Incidente stradale anche questa sera in Viale Trieste a Portogruaro, poco dopo le 18, due i feriti fortunatamente non gravi, è avvenuto un tamponamento tra un Audi ed una BMW di fronte al bar, ad un bar sulla Triestina. Sul posto sono intervenute le ambulanze, le forze dell'ordine, il traffico lungo l'arteria è rimasto paralizzato per oltre un'ora, con gravi conseguenze anche per l'anello centrale della città sulle rive dell'Emine. Viabilità in tilt anche lungo Viale Isonzo e appunto il bilancio fortunatamente parla di due feriti non gravi. Festeggiata sabato la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, a Fossalta di Portogruaro, la presenza del comandante del distretto Veneto Est, Andrea Gallo, in procinto nel prossimo mese di febbraio di raggiungere Treviso. Per noi c'era il collega Maurizio Conti, sentiamo. Con il dottor Andrea Gallo, presidente del distretto Polizia Municipale Veneto Est, che riguarda i comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro, oggi a Fossalta di Portogruaro, dopo 16 anni, per la festa di San Sebastiano, la festa della Polizia Municipale. Comandante, abbiamo detto comandante del distretto Veneto Est, ma ancora per poco, perché lei il 1 febbraio assumerà il prestigioso incarico di comandante della Polizia Municipale di Treviso. Un bilancio di questi suoi anni nel Veneto orientale. Ma come ho detto durante il mio intervento, sono stati 10 anni di grandi soddisfazioni. Io ho iniziato il 1 luglio del 2008 e andrò via il 1 di febbraio del 2019. Sono stati 10 anni dove la sicurezza urbana e la polizia giudiziaria sono stati i settori dove abbiamo lavorato di più e dove abbiamo ottenuto dei risultati eccezionali. Ricordo solo che in 10 anni abbiamo realizzato 50 arresti, abbiamo realizzato oltre 3.000 notizie di reato, per cui questo sta a dimostrare che il lavoro che è stato fatto dal distretto negli ultimi 2 anni e dal comando di San Michele negli ultimi 10 è stato un lavoro veramente eccezionale e straordinario. Ecco, abbiamo parlato di un bilancio decennale, 10 anni in cui, come lei ha sottolineato nel suo intervento, la figura del vigile urbano, del poliziotto municipale è cambiata, si è trasformata in maniera profonda. Certo, si è trasformata perché non solo le normative sono cambiate, ma perché le esigenze sociali sono cambiate.
Il nostro lavoro è un lavoro che cambia in continuazione, non dico giorno dopo giorno, ma già rispetto agli anni scorsi il nostro lavoro sta cambiando di nuovo. Le normative, ripeto, in questo momento ci danno più strumenti legislativi proprio per essere più incisivi, per cui è un lavoro sicuramente molto stimolante che è a fianco ai sindaci. L'ho detto nel mio intervento, la sicurezza urbana ormai è in mano ai sindaci, perché nel 90% di casi i sindaci sono autorità di polizia, di pubblica sicurezza locale, per cui queste nuove normative e gli strumenti che abbiamo a disposizione, non ultimo strumenti tecnologici, possono dare veramente risultati straordinari. Ecco, abbiamo detto partenza per la marca trevigiana, la città di Treviso, un po' di emozione? L'emozione credo si sia vista anche oggi, nel senso che dopo 10 anni lasciare questa esperienza non poteva che essere emozionante, ed è altrettanto emozionante prendere in mano una realtà come Treviso, con 85.000 abitanti, un interland di oltre 250.000 abitanti, un comando di 90 agenti con altri 10 operatori amministrativi, quindi una nuova avventura, quella che ho iniziato 10 anni fa si chiude oggi, e dal 1° febbraio inizierà un'altra avventura, credo, spero, altrettanto straordinaria. Bene, sono stati fissati i funerali di Vincenzo Bellino, il mister deceduto venerdì sera a seguito purtroppo di un tragico malore nei campi da gioco di Pramaggiore. Le esequie sono state fissate per appunto giovedì 24 gennaio alle ore 15 nell'abbazia di Santa Maria Maggiore di Summaga, partendo dall'ospedale civile di Porto Gruaro. Mercoledì invece alle 19 nella stessa chiesa verrà recitato il Santo Rosario in suffragio di Vincenzo, il mister, ex carabiniere tra l'altro, deceduto a seguito purtroppo di un malore improvviso, notizia che ha destato grandissimo cordoglio in tutto il comprensorio che si è stretto attorno alla famiglia in questo momento ovviamente di dolore. Cambiamo argomento, perché dal mondo della scuola una richiesta precisa: mantenere ad uso pubblico la sala Caminetto di Porto Gruaro. Oltre 400 i cittadini che hanno preso parte alla petizione promossa nei giorni scorsi da alcuni insegnanti per far sentire la propria voce, per chiedere al sindaco della città sulla riva dell'Lemene di mantenere la sala Caminetto ad uso pubblico, così come da sempre è stato, fanno sapere le promotrici. Ebbene, i fogli vidimati da 400 sigle sono state consegnate tra l'altro sempre questa sera, quindi pochi minuti fa, in consiglio comunale al sindaco di Porto Gruaro, Maria Teresa Senatore, che proprio su questo ha detto che proposte dei residenti vengono sempre messe all'attenzione, e ovviamente il comune, ha detto il sindaco, metterà a disposizione luoghi di incontro dove fare grande cultura in una città dalla grande cultura come Porto Gruaro. In favore di questo, ha detto il sindaco, va in questo senso l'ampliamento del Teatro Russolo, per dare continuità a questo senso all'avvio di nuove strutture dove dare luoghi di interesse e luoghi di cultura per la città. Partiti i lavori per quanto concerne la rotonda di Cesarolo a San Michele al Tagliamento in questi giorni, per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la regionale 74 e la strada comunale denominata via Malamocco. Siamo in comune, come detto, di San Michele. L'importo dei lavori a base d'asta è di oltre 800.000 euro, un'opera strategica per la mobilità del nostro territorio comunale, ha detto il sindaco Pasqualino Codognotto, sia per i residenti che per i turisti, che va ad integrarsi con le rotatorie già presenti a San Filippo, Marinella e Bevazzana, determinando una migliore sicurezza e fluidità del traffico. Ora è assolutamente necessario progettare e realizzare quella all'intersezione tra la regionale 74 e la strada statale 14. In tal senso da tempo ho contattato gli uffici ANAS per arrivare ad un accordo. Non va altresì dimenticato che è anche necessario mettere in maggiore sicurezza l'incrocio sulla regionale 74 con via Comugne. Se alziamo poi lo sguardo oltre i confini comunali, ha detto il sindaco, non posso non ricordare agli organi competenti che è assolutamente vitale per la nostra località turistica realizzare il più presto possibile il casello autostradale lungo la A4.
Sabato 2 febbraio invece Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede, prenderà parte alla festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales. Alle 10.30 la messa nella cripta della Basilica di San Marco a Venezia, presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia. Alle 11.30 l'incontro e il dialogo nella vicina Sala Santa Apollonia. Da poche settimane è stato infatti nominato da Papa Francesco direttore editoriale del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede. È il giornalista e scrittore Andrea Tornielli, che sarà ricevuto tra l'altro ovviamente dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che vediamo in foto con la celebrazione della Santa Messa, che avrà luogo alle 10.30 nella cripta della Basilica della Cattedrale di San Marco. Poi, come detto, il momento della conversazione e dialogo tra lo stesso Patriarca Moraglia e Andrea Tornielli. Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2019, visto che ci sono anche alcuni appuntamenti, la settimana del 18-25 gennaio, cercate di essere veramente giusti, portate il lieto messaggio ai poveri, questo è il tema in programma per domani, martedì 22 gennaio alle ore 20.30 nella chiesa di Santa Rita a Porto Gruaro. Il Signore è la mia luce e la salvezza, quella invece di venerdì 25 alle ore 20.30 nella chiesa cristiana evangelica battista di Viale Grigoletti, questa volta però a Pordenone. Inaugurata a Fossalta di Porto Gruaro la mostra di Simone Ostan Simone, una mostra davvero particolare, come ci racconta nel servizio Maurizio Conti. Con l'artista portogruarese Simone Ostan Simone, questa sera nell'area espositiva B38 a Fossalta di Porto Gruaro, per una mostra che è un po' un compendio, una sintesi del lavoro che lei ha svolto in questi anni. Diciamo che questa mostra rappresenta una ricerca che faccio costantemente nel campo dell'arte, una sorta di percorso reale dove mi trovo, divento una persona e comincio a dialogare anche con il mondo. Tutto parte da una valutazione dove stiamo andando, un po' come Bresson chiede a Giacometti in Fin di morte, gli chiede come sto andando in una foto famosa che poi rimarrà alla storia, e appunto gli dice: noi nella nostra situazione dobbiamo fare un punto della situazione giorno per giorno. Qui è il mio giorno, è il mio punto di partenza, è il mio punto di elaborazione. Oggi credo che siamo in un'era tecnologicamente avanzata dove l'uomo deve farsi delle domande, anche perché parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di tecnologie robot e altre artifici che tendono a sostituire l'uomo stesso. Ecco, quindi lei ha parlato appunto di artifici, tecnologia, robot, e siamo qui vicino ad un'opera molto particolare che le chiediamo di spiegarci. Sì, il gioco per me è stato quello di togliere la mia mano e far realizzare le opere da altre cose, tra cui appunto una macchina, in questo caso un aspirapolvere robot decontestualizzato che al posto di aspirare disegno. La mostra ci permette una immersione totale e immediata nella cultura contemporanea. Ho scelto Simone Ostan Simone perché tra gli artisti presenti nel nostro territorio, a dire respiro naturalmente più che nazionale e internazionale, è quello che certamente ha saputo indicare alcune categorie interpretative che meglio si prestano a leggere il nostro contemporaneo. Perché? Perché è riuscito ad aprire questa nuova visione dell'arte contemporanea? Proprio perché ha utilizzato materia, strumenti, hardware, linguaggi che sono tipicamente espressione della nostra quotidianità. Sport, calcio, il Porto Gruaro resta in testa alla classifica con 46 punti, parliamo ovviamente della promozione girone D dopo la vittoria per 6-1 contro il Cornuda Crocetta 1920, una gara dominata dai Granata dall'inizio alla fine con 6 reti, doppietta di Fuscello, poi gol di Pavan, Carniello, Della Bianca e
Miolli. I ragazzi del presidente Bertolini restano saldamente in testa con 46 punti, seguiti dal Prodecco Montello a 44. Al terzo posto lo Pitergina con 32 punti. Pallamano, beffa incredibile in A2 uomini per l'Oderzo, che perde a mezzo corona 26-25, un inizio bruciante, parziale di 0-5 per i gialloneri, con il mezzo corona capace di andare in gol solo dopo 8 minuti. Assente Picale, che il gioco è nelle mani di Riccardo Mazzariol, con la sua prima vera partita sulle gambe dopo il lungo infortunio. Gioco veloce che spesso chiama in causa Mattias Segat, che si dimostra infallibile sulla fascia sinistra. In porta la rassicurante presenza di Andrea Battistella fa sì che l'Oderzo possa tranquillamente gestire i primi 30 minuti, portando le squadre al riposo con un margine di più 4 sui padroni di casa. Ripresa ancora con l'Oderzo sugli scudi, con Grinic più libero nel movimento grazie alla presenza di Mazzariol, che tenta spesso l'uno contro uno ed in più risulta infallibile dai 7 metri. Serata negativa invece per i pivot, che si sono alternati in campo, le loro conclusioni ravvicinate sono state bloccate dal portiere. Nonostante questo, l'Oderzo si riporta sul più 5 a metà ripresa e poi 16-21, il momento chiave dell'incontro. Mazzariol viene marcato uomo con l'obiettivo di escluderlo dal gioco. Questa mossa mette in difficoltà i compagni, che cercano di forzare le conclusioni al tiro, ma alla fine permettono ai giocatori rotaliani di tornare in possesso della palla e infilare un parziale di 4-0, accorciando il gap sul 20-21. La partita prosegue punto a punto finché a 7 minuti dal termine vengono esclusi per 2 minuti sia Mazzariol che Campo Dall'Orto. Nonostante l'inferiorità numerica, Oderzo mantiene il risultato, ma il finale è da brivido. In un minuto e mezzo succede che il mezzo corona passa in vantaggio. Oderzo pareggia con un sottomano Segate e poi la beffa finale rimessa sui 9 metri. Scappa Rossi al tiro che insacca all'ultimo secondo. Volley Serie B1, Limoco San Donà, grande vittoria con l'Argentario, obiettivo centrato nello scontro diretto. Le ragazze di Matteo Trolese non sbagliano approccio e mettono in campo determinazione e bel gioco. Il risultato è stato un bel 3-1 che ha consentito alle San Donatesi di chiudere il girone d'andata a più 4 dalla cosiddetta zona rossa. Ebbene, 3-7-1 per Limoco Volley, che sorride in questo fine settimana sportivo. Grazie per averci seguito, con questo è tutto, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Martedì, al mattino parzialmente nuvoloso sulla pianura centro-meridionale, altrove generalmente soleggiato. Nel corso del pomeriggio tendenza ad estensione della nuvolosità al resto della regione. Precipitazioni, in prevalenza assenti. A partire dalla serata possibili prime precipitazioni sparse a carattere di pioggia o pioggia mista a neve a partire dai settori meridionali e costieri. Temperature minime senza notevoli variazioni in locale diminuzione, massime stazionarie. Venti in quota prima deboli da nord, poi in rotazione a deboli meridionali dalle ore centrali. In pianura venti moderati da nord-est sulle zone orientali e costiere, altrove in prevalenza deboli variabili. Mare mosso. Nel fine settimana sportivo partiamo come solito nell'analisi dalla Serie C, quindi la serie del Pordenone, dove si è finalmente tornato a giocare a calcio e quindi la questione stadio, che pure è importante per la società e anche per la città, è passata in secondo piano per lasciare appunto il posto al calcio giocato. Il Pordenone è ripartito bene, ha vinto 1-0 battendo l'Albino Leffe su rigore. Si sapeva che non sarebbe stata una partita comoda, perché l'Albino Leffe è una squadra che ha una difesa piuttosto forte, quasi a tenuta stagna, gioca con due linee di giocatori molto vicine, è servito un rigore di Berrettoni per vincere al Bottecchia e in precedenza Burrai si era fatto parare un altro rigore. L'importante è comunque aver fatto i 3 punti, perché sappiamo che nelle ripartenze del campionato, specialmente appunto dopo 3 settimane di sosta, possono capitare sorprese anche molto serie, come era capitato in effetti tra i dilettanti. Non c'è comunque neanche il tempo per ragionare sulla classifica e sui valori di forza in parte cambiati anche dal mercato.
del Pordenone già domani, quindi martedì sera alle 18.30 tornerà a giocare, perché c'è il turno infrasettimanale e il Pordenone stesso appunto anticipa alle 18.30 a Verona contro la Virtus Vecomp, altra squadra in lotta per la salvezza, altra squadra che poggia molte delle sue possibilità sulla tenuta difensiva e sulla grinta e sull'agonismo. È una squadra, curiosità, che ha un presidente che è anche l'allenatore, si chiama Gigi Fresco, è il factotum della società, è praticamente il fondatore. È una società estremamente particolare perché allo sport, all'agonismo, abbina una serie di attività sociali, e Gigi Fresco è una persona nota per il suo impegno nel mondo della solidarietà, tanto che anche alcuni ragazzi del vivaio della Virtus Vecomp, alcuni dei quali poi arrivano anche in prima squadra, sono ragazzi per così dire difficili che lui recupera da situazioni altrettanto difficili. Quindi il Pordenone giocherà appunto domani a Verona, ci sarà probabilmente anche domani sera a Verona, ci sarà anche l'incognita del tempo, probabilmente potrebbe nevicare, comunque farà piuttosto freddo. Sotto questo aspetto meglio le 18.30 che le 20.30, perché sennò la partita potrebbe essere molto falsata dalle condizioni meteo. Scendendo tra in Serie D, prima di arrivare ai dilettanti, una nota dolente e una nota invece che fa da contraltare molto bella. La nota dolente è quella del Tamai, ha giocato il derby con il Kions, ha perso 2-0 in casa e si è inguaiato ulteriormente perché è ultimo in classifica a questo punto solo. La nota invece positiva è ovviamente l'altra faccia della medaglia, il Kions. Il Kions è quinto in classifica, ha vinto il derby con 2 gol di Acampora appena arrivato, e questo dà già un'idea di quanto collaudato sia l'assetto del Kions, perché è un giocatore che arriva e si fa subito notare, segna 2 gol in un derby, vuol dire che si ritrova a giocare con uno spartito a memoria, praticamente uno spartito di gioco a memoria. Spiace per Itamai perché è da 18 anni in Serie D, tanto che il presidente Elia Verardo a metà della settimana scorsa ha preso il premio della LND, la Lega Calcio Nazionale, proprio per la lunga presenza della frazione di Tamai in Serie D. Non è detta l'ultima parola perché ci sono ancora diverse giornate, però certo se il Tamai non comincia a vincere alcune partite, in particolare a vincere in casa dove non vince dal mese di aprile scorso, quindi dello scorso campionato, sarà durissima. Arrivando ai dilettanti, abbiamo detto che la settimana scorsa c'erano state diverse sorprese, questa volta invece non ce ne sono state. Va detto che in eccellenza due squadre su tre della provincia di Pordenone, cioè il Fiume Bannia e il Fontana Fredda, hanno vinto e quindi si stanno togliendo dalle zone molto pericolose. Il Pordenone si è pareggiato e resta anche lì al margine della zona pericolo. Interessante notare che per il Fiume Bannia ha segnato 3 gol Daniel Paciulli, è la seconda volta in carriera che segna 3 gol in un'unica partita, era capitato in precedenza in promozione nella partita che aveva giocato il Fiume Bannia Flaibano vincendo 4-3, questa volta in eccellenza, quindi un gradino sopra, e se il Fiume riuscirà a salvarsi dovrà ringraziare molto questo cannoniere che potremmo definire silenzioso, nel senso che è un giocatore che non ama le luci della ribalta, non ama parlare e solitamente parla con il gol. Nel Fontana Fredda doppietta di un altro cannoniere giovane, in questo caso Salvador, e anche lui è un po' l'uomo in più in questo periodo del Fontana Fredda che punta alla salvezza. Uscendo dal circuito del calcio, passiamo al volley, ricordiamo che il Prata ha battuto gli Azzurri. Prata maschile gioca in A2, in Serie A2 maschile, un campionato nazionale molto impegnativo. Ha battuto il Club Italia, che è la società che fa crescere i giovani pallavolisti di interesse nazionale. Il Prata ha vinto con autorità a Bracciano, nella palestra, nel palazzetto dello sport di questo Club Italia. Anche il Prata sta giocando un campionato al di sopra di ogni aspettativa, perché è una matricola, passare dalla B alla 2 è un salto grandissimo dal punto di vista sia dell'impegno economico sia del livello tecnico, quindi un applauso al Prata, un applauso a una categoria più sotto, in questo caso passiamo alla pallavolo femminile, al Kions, che continua a vincere, la Friultex Kions è nella zona più alta
della B2 femminile, può sognare veramente una promozione anche questa in Serie B1, dove già milita la squadra di Pordenone e la Bioxygen, per magari giocare un derby assolutamente inedito tra Pordenone e Chioms. Grazie.